Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di WordCloud, un'applicazione web che permette di creare nuvole di parole e di rappresentarle quindi tramite un'immagine. Come vediamo, le parole possono essere di colore e di dimensioni diverse anche in base all'importanza di ciascuna di esse all'interno del contesto. WordCloud è un'applicazione web che non richiede la registrazione e la seguente è la schermata home dell'applicazione e diciamo anche che è l'unica schermata di WordCloud, quindi già da qui si potrà andare a creare poi la propria nuvola. Vediamo ora le varie voci del menu. Tramite il tasto File si può salvare il progetto come immagine o come video, oppure condividerlo su Facebook e Twitter o in alternativa stamparlo. Chiaramente è anche possibile aprire un nuovo progetto, aprirne uno di esistente e salvarlo. Da notare che WordCloud, dà già di default un progetto creato. Quindi noi per andare a creare il nostro dovremo andare su Wordlist e cliccare su Edit. Questo ci permette di andare a modificare tutte le parole presenti già nel progetto che ci dà di default. Oppure è anche possibile estrarre le parole da un testo, da un documento PDF, da un Office oppure da una pagina web, chiaramente tramite l'inserimento del relativo URL. Quindi andiamo per esempio a editare le parole già presenti all'interno della nostra nuvola. Vedremo che potremo andarle a modificare. Per aggiungerle basterà cliccare sul più, quindi Add Word, e per ciascuna andare a scegliere poi il colore. Con il tasto Shape invece si può scegliere tra moltissime icone oppure tra icone colorate, mappe, testo, quindi andare a scegliere il font e scrivere poi la parola, oppure caricando un'immagine dal proprio PC. In questo caso però è importante che l'immagine abbia uno sfondo trasparente o bianco. Invece su font si possono andare a selezionare i vari font delle parole. Come vediamo qua ne abbiamo già tre. È possibile cambiarli e aggiungerne di nuovi. Tramite la voce direction è possibile andare a scegliere anche la direzione delle parole e tramite la funzione color si può andare a scegliere sia il colore delle parole sia quello del background. Infine, con il tasto opzioni si possono andare a impostare varie opzioni come la dimensione minima delle parole, i margini delle parole e le opzioni di disegno del testo. Poi, nella barra qui sotto stante, ci sono due opzioni che sono rispettivamente Autofit e Repeat Words. La prima permette di ridurre automaticamente le parole che non sono adatte, mentre con Repeat Words ci permette di ripetere alcune parole per riempire la forma, mentre il cursore qui al centro ci permette di ingrandire o rimpicciolire le parole nella nuvola. Quindi, come abbiamo visto, WordCloud è un'applicazione molto semplice da utilizzare che permette appunto di creare queste nuvole di parole, che sono sicuramente uno strumento di comunicazione che, per esempio, può illustrare delle parole chiave relative a un argomento e proprio per questo possono essere molto utili come strumenti di sintesi quando si effettuano per esempio delle ricerche oppure quando si svolgono attività di brainstorming. Il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti.